grande piacere essere qui con voi e provare a raccontarvi in pochissimi minuti anche qual è la mia attività. Io dirigo un istituto di ricerca che lavora esattamente in questa dimensione, concetti per il futuro che ho provato ad applicare alla bellezza, partendo da quattro grandi paradigmi, cioè dimensioni che stanno cambiando il nostro mondo, anche se molto spesso non lo sappiamo. E quindi ho provato, come ci chiede TED, di cambiare prospettiva e di fornirvi un rethink, strategie possibili per affrontare in modo più intelligente e anche positivo questo stesso futuro. Partiamo allora dal primo. È stato, io credo, nei due interventi precedenti già chiarito molto bene, questo tema del condividere è molto importante. Spesso la bellezza non viene condivisa, questo è un grande problema ad esempio dell'Italia, ma è anche un grande problema delle persone. Molto spesso le persone molto belle vengono invidiate e magari hanno difficoltà a creare relazioni, oppure vengono solo ammirate ma considerate in un altro mondo. Ecco, questa dimensione di kalos agathos, come direbbero i greci, significa quando c'è la bellezza e l'estetica che ci sia anche l'etica, che ci siano anche valori. Questo vuol dire trasformare la bellezza da una qualità che hai in una virtù che pratichi. Questa è una cosa molto importante. Allora, quello che io ho provato a fare in questi pochi minuti è, per ciascuno di questi paradigmi, e questo è il primo, fiducia e condivisione, proporvi un contributo video, perché secondo me è importante parlare di bellezza, ma è anche molto bello vederla, la bellezza. Quindi partiamo col primo video e poi continuerò su questo tema. จะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเราจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Ecco, mi sembrava bello
partire con questa, tra l'altro, che è una visione che ci arriva da un paese come la Thailandia, quindi non esattamente un paese che osserviamo per comprendere quello che avviene nel mondo. Però questa idea di una bellezza che è anche bellezza del gesto, che è bellezza, ad esempio, di dare qualcosa che l'altro non si aspetta, è un elemento, secondo noi, molto importante. Secondo passaggio, altrettanto importante, è la diversità. Noi siamo abituati in questi ultimi anni a pensare che tutti noi ci stiamo omologando. Io da sociologo vi dico che questo non è assolutamente vero. Vi dico che oggi, ad esempio, dai territori stanno emergendo diversità che sono molto locali e che però devono giocare la sfida del globale, devono accettare l'idea di avere una visione universale. Non possiamo chiuderci nei nostri muri, ma avere questa visione pur conservando la nostra bellezza. Dal punto di vista dell'unicità, questo vuol dire imparare a riconoscere la diversità senza pregiudizi. Ed ecco allora che questo secondo video credo che sia una sorta di tecnica che io vi spingerei ad utilizzare nella nostra vita quotidiana. Que trabaje, si trabaja puede que pertenezca a alguna banda de rock o punk. Ese señor, pues bueno, puede ser, pues lo mismo puede ser un DJ, que puede ser, no sé, un animador de un bailarín. Que ella no es muy fuerte, que no es muy activa. Le gusta tejer y bordar. Pues puede ser que es un gamberro que por la noche se dedica a delinquir, a abrir coches, a lo que corresponda con tal de no integrarse a la sociedad. Yo creo que ella piensa que los valores que tienen los jóvenes hoy en día no son tan fuertes o como antes. Pienso que es una persona tal vez violenta, agresiva. Si me lo encuentro sola por la calle, sí que me daría miedo. Pochi secondi per costruire un pregiudizio, ma altrettanto pochi secondi anche per spezzarlo. Basta incontrarsi. Soy Santi, tengo curro y trabajo de monitor infantil con niños pequeños de 5 años. Y no soy ni agresivo, ni violento, ni pertenezco a ningún grupo radical. Mi nombre es Antonio Ondó, tengo un grado superior de telecomunicaciones informática. ¡Hostia! No soy artista y tampoco soy DJ. Muy bien. Soy una persona muy activa, me gusta muchísimo la juventud, voy a festivales electrónicos y no me gusta coser. O sea, he evolucionado pues como la juventud. Ecco, allora questo vuol dire sicuramente essere aperti agli altri, ma esserlo non nel classico modo ideologico
teorico che poi alla fine non funziona. Vuol dire creare le occasioni per gli incontri e capire che la diversità davvero ci arricchisce. E tutti abbiamo visto il viso del ragazzo quando scopre che la bambina nel primo film ha davvero usato il suo denaro per andare a scuola, e abbiamo visto il viso di queste persone che avevano pochi secondi prima giudicato qualcuno aprirsi al sorriso e aprirsi a quella che è la vera empatia e la dimensione umana. Tutto questo può avvenire anche in modo veloce. Ecco, il terzo paradigma è qualcosa anche qui, secondo me, dobbiamo accettare l'idea che la nostra sarà sempre più una società di click, sarà una società veloce, sarà una società in cui i ragazzi useranno lo smartphone in un certo modo, Google la farà sicuramente da padrone, ma questo non vuol dire che non si possa esprimere la propria dimensione umana. Allora, da questo punto di vista ci possono essere progetti veloci, ma deep, profondi, con una loro capacità di lettura e con una loro capacità, diciamo, anche di coinvolgere dal punto di vista emozionale ciascuno di noi. E allora ecco, l'ultima dimensione, vado veloce per rispettare il tempo, perché è importante che se c'è un tempo venga rispettato, ed è l'ultima dimensione, che è quella della dimensione naturale. Anche qui siamo usciti dalla dimensione dell'ecologismo militante classico, ma molto spesso dobbiamo capire che osservare gli animali, che osservare la natura, le piante, come vivono, quali sono le logiche profonde della loro vita, ancora oggi possa veramente essere per noi un'indicazione decisiva. In questo meraviglioso film che vi faccio vedere, addirittura le persone decidono, è un film non a caso giapponese, i giapponesi hanno questa straordinaria capacità di imitare in modo profondo, ed è un film in cui alcune persone, alcuni attori imitano il corteggiamento degli animali tra di loro. Come dire, forse quando si è innamorati si ha una capacità di lettura dell'altro di cui si è innamorato, che è diversa da quella che normalmente abbiamo per le persone. Perché ci piace tutto, ci piace la cicatrice, ci piace il gesto, ci piace quello che normalmente consideriamo brutto, solo perché siamo in qualche modo innamorati. Allora forse dobbiamo reinnamorarci un po' del nostro mondo e vediamo insieme questa straordinaria capacità di lettura del corteggiamento degli animali. Poi bisogna essere anche precisi e spiegare quali sono le fonti e capire quali sono le coppie che abbiamo osservato, e naturalmente i giapponesi lo fanno, e quindi qui troverete gli animali che fanno quelle cose. Ecco, allora in chiusura quale può essere il messaggio? In chiusura il messaggio può essere: abbiamo il paese più bello del mondo a disposizione, la bellezza ce l'abbiamo e la respiriamo tutti i giorni, molto spesso non ne siamo consapevoli, non lo capiamo, non abbiamo i linguaggi e i ritmi necessari per poterla rilanciare, quindi
invece di lamentarci di qualcuno che non ci permette magari di fare quello che desideriamo, proviamo tutti noi a reinnamorarci di quello che è il nostro mondo, il nostro territorio, il nostro paese, le persone che ci circondano. Credo che se facciamo questo riusciremo sicuramente a raggiungere il nostro obiettivo. Per chi è interessato a questi percorsi, vi dico solo che in questo stesso luogo, il 17 giugno, saremo come Festival della Crescita, quindi spero di vedervi ancora tutti. Grazie.